Premier Giorgia Meloni è intervenuta su Rai 3 e tornata sulle elezioni europee. Per me una vittoria sarebbe confermare i voti che mi hanno portato a Palazzo Chigi un anno e mezzo fa. Un obiettivo non scontato, visto che non accade spesso che dopo un anno e mezzo un governo possa confermare il consenso. Un altro dei temi affrontati da Meloni è la riforma del premierato. Il mio rapporto con Mattarella, ottimo, chi briga per comprometterlo resterà deluso. La riforma entrerà in vigore in ogni caso per la prossima legislatura, preferibilmente nel 2028. Focus poi su sanità e frecciate alla sinistra. Non accetto, come ho sentito la leader del PD, dire che la sanità è bellissima, che si paga con le tasse. Sono d'accordo, ma le elezioni anche no, perché è stato questo governo a portare il fondo sanitario al suo massimo storico. A proposito del fisco, sull'accusa di essere amici degli evasori, il 2023 è stato l'anno record del recupero dell'evasione fiscale. L'Agenzia delle Entrate ha incassato 25 miliardi, 4,5 in più rispetto al precedente. Meloni si è espressa sul caso dossieraggio. Sono assolutamente convinta che conosciamo solo la punta dell'iceberg. Più che preoccupata, sono molto indignata di qualcosa che aleggiava. Penso che bisogna andare fino in fondo, penso che la questione sia molto più ampia.